Don Stefano, il Papa ha voluto questo anno sacerdotale perché in tutta la Chiesa si rifletta sulla figura del sacerdote. Tu come hai pensato di farti prete? Come ho pensato di farmi prete? È stato il fascino, direi proprio, di vedere alcune figure di preti, belle figure proprio, persone di preghiera, soprattutto di gioia, direi questo. Questa è stata la molla che mi ha spinto e che ha portato poi a tutto il cammino successivo di discernimento lungo gli anni del seminario. A te come è venuto in mente di farti prete? Beh, diciamo, io forse sono uno dei pochi in cui quest'idea mi è nata che ero ancora un bambino, cioè ero in quinta elementare, probabilmente nel contesto di un paesino come Ganzanigo, dove già c'erano diversi seminaristi, questa cosa mi attraeva quasi inspiegabilmente, cioè probabilmente per un disegno del Signore. E quindi io sono entrato in prima media al seminario arcivescovile. Ecco, però ho avuto sempre, diciamo, alcuni aspetti che in qualche modo mi hanno preso nell'essere sacerdoti. Ecco, il discorso della fede, dell'aiutare soprattutto i ragazzi, i giovani a conoscere Gesù. E l'aspetto della carità, cioè mi rendevo conto che la figura di un sacerdote è comunque un amico, un fratello di tante persone che sono nella sofferenza, per cui diciamo un po' questi due aspetti mi hanno sempre accompagnato, diciamo, nel mio cammino del seminario. Penso che il calo delle vocazioni sia, prima di tutto una conseguenza di un calo più complessivo, della vita ecclesiale e della fede, non è soltanto un calo delle vocazioni. Penso che bisogna necessariamente ripartire proprio da, una presa di consapevolezza di che cosa significa vivere il Vangelo. Poi dopo si può evidentemente riflettere anche sulla scelta vocazionale. L'esperienza della missione in Africa ha segnato profondamente il tuo ministero. Che cosa ha portato oggi che sei parroco urbano a Bologna? Beh, diciamo, quello che i due contesti sono molto diversi. Ecco, però il senso della missionarietà sicuramente, è rimasto in me molto forte, ecco, per cui, fin dall'inizio per me è stato un guardarmi attorno, cioè non fermarmi alla comunità già costituita, e da 2 anni abbiamo iniziato, diciamo, un percorso con l'associazione Alfa Omega per fare delle missioni al popolo, che hanno avuto, diciamo, come frutti la nascita, per ora di 4 nuovi gruppi del Vangelo che continuano un certo cammino di fede, anche persone che erano oggettivamente lontane dalla parrocchia. Sono evidentemente vari elementi che caratterizzano l'identità del sacerdote. Penso che quello più importante probabilmente sia quello del accompagnare la vita e quindi il cammino di fede delle persone, che a seconda delle situazioni può assumere evidentemente tratti differenti, anche a seconda delle varie età delle persone con cui ci si rapporta. E penso che il prete debba essere soprattutto la persona che sa accompagnare a coniugare la vita e la fede. I preti vanno d'accordo tra di loro? Non sempre, onestamente non sempre, dovrebbe essere così. I cristiani in genere dovrebbero sempre andare d'accordo, le persone dovrebbero sempre andare d'accordo. Purtroppo non è sempre così. Forse proprio una mancanza di reale stima e comunione all'interno della Chiesa a volte crea indubbiamente qualche difficoltà anche nell'evangelizzazione. Quale ricchezza può dare un presbiterio più in comunione? Beh, sicuramente, cioè, credo che il legame sacerdotale, cioè con i confratelli, è una forza, perché tante volte nella pastorale possiamo sentirci anche in difficoltà, abbiamo delle delusioni, abbiamo delle fatiche, per cui il confronto con dei fratelli che condividono lo stesso ministero sicuramente ci dà una forza e una carica molto importante. Cos'è la messa per te? La messa è veramente
il cuore. Il cuore della vita non soltanto del prete ma del cristiano. È il momento in cui tutto ciò che vivi lungo l'arco della giornata ritrova una sua unità, un suo senso. È il momento in cui si ritrova un po' il filo rosso di tutte le cose che fai.